Benvenuti, benvenuti in questo video e vediamo le 5 qualità che gli uomini cercano. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica del mio video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonarsi è facile, basta andare alla home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti. E veniamo al tema. Le 5 qualità che gli uomini cercano. Allora, quali sono le 5 qualità che cercano gli uomini? Che ti servirà per capire, ovviamente quando parlo di uomini non parlo del catramista, cioè sto parlando di uomini di qualità, perché poi, come dire, se tu vai a cercare gli uomini nella balera di terza mano della tua città o diciamo in luoghi dove insomma puoi trovare un po' di tutto, nei peggiori bar di Caracas, valgono cose completamente diverse. Io ti parlo di uomini di qualità, uomini di valore, uomini che possono avere successo, insomma uomini che meritano, insomma. Allora, è molto importante capirlo per vedere, insomma, devono essere qualità percepite ovviamente, ma tieni presente che gli uomini di qualità normalmente non sono così stupidi, diciamo, nella valutazione, fanno sempre dei test per capire se la donna che incontrano potrebbe o meno andare bene per loro, non è che si accontentano, della prima sciacquetta che passa. Quindi, senza mascherare la tua personalità, questo è sbagliato, difatti è anche controproducente, è necessario comunque capire che cosa vogliono gli uomini per poter in qualche modo, diciamo, mettere a frutto eventualmente alcune strategie, alcuni piccoli cambiamenti nel tuo comportamento, per poterli far innamorare. Allora, per conquistare un uomo non devi, come dire, voler corrispondere a lui ed essere perfettamente, esattamente quello che vuole. Perché in questo modo, diciamo, alla fine non otterrai nessun risultato. Però neanche essere totalmente distante, insomma. Se queste qualità tu non ce l'hai e non vuoi averle perché pensi di essere una persona completamente diversa, amen, probabilmente troverai altri tipi di uomini, insomma. Però ci sono cinque qualità principali, diciamo così, che normalmente gli uomini di successo, gli uomini di qualità cercano in una donna. Se una donna le conosce, le padroneggia, potrebbe attirare, tra virgolette, un uomo di qualità, un uomo di valore. Questo non è certamente cosa da poco. Un uomo, ama e si aspetta che una donna coltivi un atteggiamento positivo. Questo è, il primo punto, cioè atteggiamento positivo nei confronti della vita. È una qualità imprescindibile. Le donne lamentose, le donne che hanno sempre una, che hanno un mindset negativo, un atteggiamento negativo verso la vita, nichiliste, pessimiste, tristi. Bah, non potranno mai attrarre un uomo di qualità. Spiace dirlo, però, come dire. Io lo suggerisco anche, scrivete sull'ingresso della porta di casa vostra, vietato l'ingresso ai tristi e alle tristi. Questo è un punto fondamentale. La negatività, l'atteggiamento negativo, porta a una perdita di fiducia in se stessi e non ti permetterà mai di dimostrare il tuo lato migliore, che magari c'è, ci sono, ma vengono offuscati dalla negatività. Questa negatività, questo atteggiamento mentale negativo,
È come la criptonite per Superman verso un uomo di qualità, si stacca completamente. Poi un'altra qualità che gli uomini apprezzano è l'indipendenza. Una donna che vive bene, che è autosufficiente, indipendente sotto tutti i punti di vista, economico, finanziario in primis, affettivi, sentimentali in secundis e in tutti gli aspetti della vita, attirerà più facilmente uomini di qualità perché è l'opposto della donna dipendente. La donna dipendente, che magari poi esige anche presenza, esige questo, esige quello, beh, non attira sicuramente uomini di qualità. Può attirare quattro sfigati, può attirare quattro cretini, ma sicuramente non attirerà mai un uomo di qualità. Prendersi cura di sé, una donna che sa prendersi cura di sé, è un'altra qualità che attira molto gli uomini, perché prendersi cura di sé, avere cura di se stesse, della propria fisica, della propria mente, della propria personalità, è un modo stesso per affermare la propria personalità senza necessariamente corrispondere a ciò che è proprio l'ideale completo del tuo partner. Quindi, se tu ti sai prendere cura di te stessa, e questa è una qualità importante. Abbiamo detto dimostri indipendenza, è un'altra qualità importante. Hai un atteggiamento positivo nei confronti della vita, beh, guarda, hai già fatto, diciamo, un bel passo in avanti per riuscire veramente a conquistare l'uomo che desideri, l'uomo che ti può piacere. E poi un'altra caratteristica che gli uomini apprezzano è la gratitudine verso la relazione, la gratitudine verso l'incontro con il partner, questo è un'altra cosa importante perché è fondamentale essere grati, è molto importante. Cioè le donne arroganti, le donne che non sono grate a nessuno, le donne che credono che tutto gli sia dovuto, boh. Normalmente allontanano anziché attirare gli uomini di qualità. E per finire c'è anche il sostegno che una donna, la vicinanza che una donna è in grado di dare, sentirla vicina, sentire che è con te, sentire che cerca complicità è fondamentale. Ecco, quindi questo è molto importante. Queste cinque qualità sono le cinque qualità principali che gli uomini di qualità cercano in una donna, quindi cerca di comprenderle perché gestire queste cose, oltre a far bene a te stessa, ma far sì che sarà più facile poi trovare, incontrare e sviluppare la persona giusta. Per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page. Tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti. E ovviamente scegli l'abbonamento che preferisci, ma anche iscriviti anche con quel canale e attiva anche la campanella. Questo è anche molto importante perché potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!